Eder, Mac, Pallister. Negli ultimi giorni si è parlato della love story di Sebastiano, qualcuno si è sentito molto offeso perché la persona in questione non sta bene di salute, cosa che io so da tempo. Ma si tratta delle solite speculazioni perché in quel video nessuno ha offeso nessuno, sono solo state riportate le parole di Sebastiano. Ma attenzione, perché se noi andassimo a discutere del fatto che sia giusto ricostruirsi una vita dopo così poco tempo, il fatto che la persona in questione sia sana o malata non cambia il giudizio morale. Adesso facciamo come al solito qualche domanda ai nostri protagonisti. Sebastiano, c'erano dei problemi nel tuo rapporto con Liliana? Assolutamente no, assolutamente no. Quindi continui a sostenere che Claudio e Liliana non si conoscessero? Che loro avevano un'amicizia, per carità. Ed è vero alla fine che tu conoscevi Claudio? Conoscevo perché li avevo anche fotografati insieme. Claudio, avevate davvero progettato una vita insieme? Chiaro, l'abbiamo progettata dopo, sicuramente dopo settembre-ottobre. Veniamo alle dolenti note, Sebastiano. È vero che la mattina del 14 per 3 ore il tuo cellulare risultò spento? Ah, questo non lo so. Comunque risponderò al PM, questo è una cosa che risponderò al PM. Claudio, tu credi al famoso alibi perfetto di Sebastiano? Il suo alibi, del così com'è, del 14 dicembre vale poco più di zero, c'è un buco di 3 ore. Sebastiano, ma alla fine tu dove eri la mattina del 14 dicembre? Io ho le risposte su questo, le dirò al PM. Claudio, tu hai sempre pensato che Sebastiano sa più di quello che dice? Per conto mio sì, no? Qualcosa lui sa quello che è successo, cosa è quello che è successo a Lilli. Sebastiano, hai fatto opposizione all'archiviazione, ora rischi anche di essere indagato così come Claudio Sterpin, ma credi che uscirà la verità? Io ci spero sempre, ma ho paura che la verità è talmente complessa. Invece Claudio, se l'indagato fosse Sebastiano, come la prenderesti? Non mi sorprenderebbe. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.